Salve a tutti ragazzi e benvenuti sul mio canale, io sono Dragon Rex e siamo qui pronti a continuare con un nuovo episodio di Ghost of Tsushima. Allora, siamo in questo momento, abbiamo detto, siamo riusciti a prendere un altro colpo mitico, ovviamente siamo riusciti infatti a prendere questa ragazzi, che è la danza dell'ira con L1 e R1. Facciamo questa ed è un colpo molto interessante anche se consuma determinazione, almeno 3 di determinazione. Noi andremo a prendere adesso quest'altra tecnica che riguarda la via della fiamma. Così con l'olio possiamo infiammare la spada, visto che c'è gente che già la usa. E quindi andiamo a fare praticamente proprio il racconto di Gosaku l'indistruttibile. Quindi, ragazzi, ci andiamo a fare questa per prendere l'armatura di Gosaku e magari di prendere la via della fiamma, penso. Non lo so se ce lo dà. Comunque, ragazzi, andiamo a fare questa. Siamo ad Akashima e dobbiamo trovare il bardo che ci dice da quella parte. Quindi chiamiamo il nostro cavallino. Ecco. Il nostro Kage, andiamo. Allora, dovrebbe trovarsi il bardo da queste parti. Avanti, Kage. Allora. Scusate. Allora, eccolo là. Abbiamo trovato il bardo che ci racconterà, ragazzi, intanto qua ci sono Venite, delle provviste. Lord Sakai. Vorrei raccontarvi di Gosaku. Un attimo, vedo un attimo qua dentro, prima di 5 luoghi aggiornati, addirittura. No, vabbè, questo l'abbiamo fatto perché noi abbiamo preso anche un po' di chiavi di Gosaku dell'armatura. Ok, qua non c'è nient'altro. Ok, usciamo. Sì, dicevo, di Gosaku abbiamo preso, liberando alcune fattorie, la chiave. Infatti, se andiamo qui, dovremo trovare, se riesco a trovarlo, eccolo qua. Eccolo qua, abbiamo quattro chiavi che ci servono per l'armatura di Gosaki. Di Gosaku, se non ho capito male, ce ne servono sei. Non lo so. Comunque, ragazzi, vediamo cosa ci dice il racconto. Questo qui che racconta la storia. Gosaku, parlatemi di lui. Con piacere. 250 anni fa, Tsushima era terrorizzata dai banditi Mano Rossa di Akashima. A quel tempo, un contadino di nome Gosaku sentì lo spirito di un samurai caduto che lo chiamava. Ne trovò il corpo, con ancora indosso una magnifica armatura. Incantato dalla bellezza dell'armatura, Gosaku la rubò. Poco dopo, i Mano Rossa giunsero a casa di Gosaku, sapendo che i contadini avrebbero perso ogni cosa. Gosaku indossò l'armatura del samurai. I banditi attaccarono. Gosaku tremava dalla paura. Era rassegnato a morire, ma l'armatura bloccò un colpo dopo l'altro. E Gosaku non vacillò. I banditi, frastornati, barcollarono indietro, inciampando nei propri piedi. Una misteriosa sensazione di calma pervase Gosaku nella mente e nel corpo. Stupito dal coraggio di Gosaku, lo spirito del samurai caduto guidò la sua arma. Poco dopo, Gosaku abbatté l'ultimo bandito e i Mano Rossa non si fecero più vedere. Anni dopo, quando Gosaku morì, le famiglie di contadini nascosero al sicuro l'armatura. Ogni famiglia possiede una sola chiave della serratura.
Ora il terrore pervade di nuovo l'isola. I contadini di Tsushima affermano di aver visto Gosaku in cima a una collina alla ricerca di un guerriero potente che proteggesse di nuovo le nostre fattorie. Gosaku l'indistruttibile, con un'armatura che a quanto pare sembra molto interessante. Noi abbiamo quattro chiavi in realtà, quindi bastano. Ora i mongoli la cercano e distruggono fattorie in tutta l'isola per procurarsi le chiavi. In quale fattorie troverò le chiavi? Aoi, Ijima, Kuta, Koshimizu, Ohama e Yagata. Se trovate le chiavi, si dice che l'armatura sia nascosta in cima a una collina ad Akashima. I mongoli non la prenderanno mai. Su questo non c'è dubbio, signore. Ok, dobbiamo praticamente trovare le chiavi. In realtà ne abbiamo 4 su 6. Quindi ci rimane qua, dove ci dovrebbe essere un'altra nella fattoria di Ijima. E l'altro Eva Okada o un'altra fattoria, perché non mi ricordo se Eva forse un'altra fattoria. Favo sperduto, perché nelle altre fattorie l'abbiamo trovata. Comunque ragazzi, ci dice di andare qui, quindi ci andiamo. Andiamo dal nostro Kage. Ok, vediamo un po' la direzione. Dobbiamo andare da questa parte, ok. Avviamoci ragazzi, andiamo verso la fattoria di Jima e vediamo di recuperare la quinta chiave, perché poi in teoria ci sarebbe la sesta. La strada è abbastanza lunga, non dovremmo trovare nemici strada facendo. Qua un po' di fiori ce li raccogliamo. Andiamo, andiamo ragazzi. Ok, attenzione. Venite fuori. Ci abbiamo un confronto. C'è un po' di gente qua, ragazzi, eh. Aia. Oddio, questo c'ha la mada. Ok. Bello potente questo, eh. Ma sei morto, ok. Ucciso. Ok, abbiamo recuperato anche qualcosina. Vediamo cosa c'è qui. Bomba non ci interessa. Ok, un po' di acciaio sostanzialmente. Ok. Abbiamo liberato. Abbiamo fatto fuori un po' questi qui. Scusa Kage, vieni qua. Ma sei Kage? Ma tu non sei Kage. Dov'è il mio Kage? Kage? Ho perso il mio Kage. No, non è neanche lui. Questi sono altri cavalli. Eccolo qua il nostro Kage. Scusa, eh. Un giorno faremo una passeggiata tranquilla. Eh sì.
Allora, ragazzi, mi sembra che ci sia di mezzo il mare, quindi o facciamo il giro di qua. Qua cosa c'è? Attenzione, qua c'è gente. Vediamo se innanzitutto c'è qualcosa da recuperare e soprattutto se ci dicono qualcosa, ma non penso. Scusi, posso entrare? Grazie. Ok. Questi mi sa che sono messi male. Vabbè. Andiamo, caghe. Proseguiamo. Qui cosa c'era? Provviste. Ottimo, c'era qualcosa, vedi? Proseguiamo la nostra galoppata. Lo so, in realtà dovremmo andare di là. Attenzione, altri nemici, ragazzi, eh. Affrontiamoli. Affrontiamoli. Ok. Bene. Anche questa truppa di mongoli l'abbiamo fatti fuori. Ancora non sto usando il nuovo colpo perché comunque consuma 3 di determinazione, quindi va usato scrupolosamente. Però ovviamente lo voglio provare. Kage, dove sei? Eccolo qua. Vieni qua. Ok, andiamo. Penso che siamo più o meno vicini, ragazzi, alla fattoria. Ci stiamo avvicinando. Dovremmo esserci quasi, ragazzi, eh. Eccola la fattoria, ragazzi. Prendiamo prefettura di Umugi. Cosa dobbiamo fare? Salvare l'ostaggio, bonus assassina i nemici dall'alto senza farti vedere. Ok. Bene. Sono tutti da quella parte, qualcuno di là. Ok. Questo si sta spostando. Stiamo attendo che casomai non ci vede. Lasciami. Niente, non è andata. Ok, sono stati uccisi gli ostaggi. Ho sbagliato, quindi la rifacciamo.
Sì, perché purtroppo dobbiamo stare attenti. Quindi la rifacciamo, è difficilina questa, eh. Ok, allora. Dobbiamo ucciderne tre dall'alto. Cosa c'è qua? Provviste, ok. Allora, vediamo un po' se ci riusciamo a ucciderne qualcheduno dall'alto. No, sali su. Niente, non ce l'abbiamo fatto in tempo. Ok, però qua dobbiamo stare attenti a non essere visti. Ah, volendo possiamo passare. Ok, andiamo. Passiamo di qua, ragazzi, eh. Quello se n'è andato di là. Vieni qua, maledetto cane. Ok. Pelli da predatore. Lui un bel colpo di grazia. Ho bisogno di voi. Sì, un attimo solo che faccio un po' di controlli, petardo. Allora, ne abbiamo ucciso uno in questo modo da sopra. Arrivo, arrivo, fammi vedere un po' cosa c'è da questa zona. Ok, acciaio. Qua ci sono delle provviste. Tanto li ho uccisi tutti, stia tranquillo. Vabbè, dai, liberiamolo, va, visto che... Ti libererò. Vada, vada. Siete la risposta alle mie preghiere. Attenzione là fuori. Ok, i nemici dall'alto senza farti vedere. Non è facile, non l'abbiamo beccato. Qua non c'è niente, tutta questa bella zona così ampia non c'è nulla, vabbè. Cosa ci fai qua? Vada, vada. Allora, là ci dovrebbero essere gli altri nemici. Saliamo un attimo qui, vediamo com'è la situazione. Lì c'è un altro. Ok, e lì ce n'è anche altro. Ok. Allora, cerchiamo di... non farci vedere. Anche lì ce ne sono un bel po'.
Negumben. Non c'è nessuno. Non c'è nessuno. Ok, allora vediamo un po'. Prendiamo un po' di provviste sempre, che sono sempre utili. Lui è là. Chi ci ha visto? Allora, c'era lui che ci vedeva, ok, adesso non c'è più, lui sta venendo da questa parte. Allora, vediamo un po' di farlo fuori al tizio qui, eh. Aiutatemi! Ok. Vada, vada. Andrà tutto bene. Ormai avevo perso le speranze. Va, evita i pericoli. Vada, vada. Qua prendiamo cillino. Allora. Proviamo a salire un attimo su, però. Ce la facciamo a salire su. Ok. Ne vedo un bel po', di gente. Sono alquanto lontano dalla zona, dalla loro zona. Ok, da qua posso fare ben poco. Magari posso fare qualcosina da questa parte. Che posso fare granché. Ok. Dobbiamo andare forse da quella parte. C'è il pescatore lì che è alquanto pericoloso, ma devo cercare di arrivare su quella parte. Quindi ci devo fare un bel po' il giro. Giovane, girati su, che mi accingo. Posso passare di qua? Non mi hai visto. Ok. Bene. Campanellino ce l'ho, sì.
Vediamo se arrivano. Andato dove è andato? Andate di là. Ok. Non è andata purtroppo col bonus un po' di chi un pochino difficile, non si riesce a uccidere dall'alto. Da lui prendiamo un po' di provviste. Sì, arrivo un attimo. Soccorriamo anche lui. Ci manca soltanto l'ultimo da salvare. Libertà. Attenzione là fuori. Vada, vada. Dobbiamo soltanto uccidere gli ultimi senza essere visti. Ok. Allora, là ci sono gli ultimi. Proviamo a farlo, ma insomma. Sì, un attimo, fammi liberare la fattoria. Attenzione, ce ne sono due qua. Huge wish wish. Timbo Tiago. Ok, magari possiamo fare col campanellino. Oh, venite tutti qua, venite. Allora, uno l'abbiamo fatto, vediamo un po' se riusciamo anche negli altri.
No, 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 non mi uccidere quello. Ok. Ok, ragazzi, purtroppo il bonus non l'ho preso perché lo volevo prendere, ma insomma non era proprio così semplice, perché era abbastanza complicato. Ok, liberiamo l'ultimo. Presto, vi prego. Penso di aver liberato più o meno tutti qua. Vai, vai. Non muoverti. Ormai abbiamo liberato tutti. Vediamo se ci dà la chiave. Siete degno di Gosaku, signore. In segno di gratitudine, eccovi la chiave della sua armatura. La indosserò per difendere il popolo di Tsushima. Ok. Chiave di Ijima. Bene. Va bene così. Non abbiamo purtroppo... Tanto avevo liberato la fattoria di Ijima, va bene così. Torna quindi gente. E quindi noi abbiamo a questo punto da recuperare con il nostro Kage, che gli diamo qualcosina da mangiare. Ottieni le chiavi dalle 6 fattorie. Ne abbiamo ricevuto un'altra, ragazzi. È la quinta. Ce ne manca soltanto uno. Per l'armatura. Sì, perché a quanto pare... Tanto qui la fattoria è libera. L'altra posizione è qui, addirittura. La fattoria di Koshitsu. Dove c'è la ladra. Il racconto di Masako. Esattamente il settimo racconto. Qua tra l'altro ci sono vari punti, ragazzi, non scoperti, che vedremo. Comunque, visto la situazione, noi ci possiamo fermare anche qui. Abbiamo fatto un bel po' di roba, abbiamo liberato la fattoria e abbiamo preso la quinta chiave. Quindi dobbiamo ricordarci che qui c'è ovviamente l'ultima fattoria da liberare, ma noi nel prossimo episodio cercheremo di andare avanti facendo un altro racconto. Quindi andremo a fare eventualmente a un uomo ricco, non serve nulla. Andremo a fare questa come missione. Poi vedremo tutti questi punti interrogativi nel prossimo episodio, ragazzi. Qui per adesso noi ci fermiamo. Penso che ci possiamo fermare. Abbiamo ottenuto la quinta chiave, ce ne manca soltanto uno. Ragazzi, se vi è piaciuto l'episodio, mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per supportarlo. Attivate anche la campanellina per essere sempre aggiornati. Seguitemi sui miei social, quindi su Instagram, su Twitch e ovviamente su Facebook. Troverete il link in descrizione. E noi, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio di Ghost of Tsushima. Ciao a tutti, ragazzi!